Un saluto a tutti dal vostro Tony. Nel video di oggi, come avrete capito dalla copertina, voglio dare il voto e stilare una classifica di tutti i principali titoli di Gran Turismo, quindi andando a tralasciare i vari prologhi che altrimenti insomma sarebbe diventata una cosa troppo lunga e tra l'altro si parla comunque di giochi abbastanza incompleti dal mio punto di vista, quindi ho voluto tralasciare gli episodi secondari, chiamiamole così, e andare a considerare solo quelli principali. Partendo dal fondo della classifica, cito velocemente Gran Turismo per PSP, che per me è stato un po' deludente, e come voto gli darei 6,5, e passerei subito a Gran Turismo Sport, che è un titolo che è uscito nel 2017 e paga questo penultimo posto della classifica subito dopo Gran Turismo per PSP, perché è uscito molto incompleto dal mio punto di vista. Aveva 168 auto, pochi tracciati e soprattutto non c'era di fatto una modalità carriera, quantomeno al lancio. Poi si è migliorato molto, comunque dal punto di vista della grafica e della fisica non era male, soprattutto la grafica, poi la fisica era comunque piuttosto arcade. In ogni caso si sarebbe potuto far di più con Gran Turismo Sport, o quantomeno per quello che è il mio punto di vista si sarebbe potuto magari aspettare qualche anno in più per far uscire un prodotto più maturo e più completo già dal lancio. Passiamo poi a Gran Turismo 6, che è un gioco che secondo me è notevole, soprattutto dal punto di vista grafico, ma trovo che sia una grande occasione sprecata perché, oltre al fatto di essere più breve rispetto agli altri titoli, Gran Turismo, è un titolo che non ha portato, secondo me, la rivoluzione che avrebbe dovuto portare. Non è stata una vera e propria rivoluzione. E questo lo dimostra il fatto anche che ha venduto metà copie di quella che era stata prevista per lancio del titolo. Quindi se dovessi dare un voto a Gran Turismo 6, gli darei personalmente un 7, anche se comunque lo considero a livello di classifica un gradino più in alto rispetto a Gran Turismo Sport. Saliamo ancora con la classifica dove troviamo Gran Turismo 3. È un titolo che è uscito nel 2001, è stato il mio primo vero e proprio Gran Turismo di proprietà, perché Gran Turismo 1 e Gran Turismo 2 andavo a giocare dagli amici e si è visto molto il salto generazionale dalla PlayStation 2 alla PlayStation 3, quindi la grafica era veramente bella, molto apprezzabile. Per quel tempo le linee erano molto più pulite, non si vedevano i quadrettoni che si vedevano ovviamente sulla PlayStation 1. Come voto di per sé non mi sento di andare oltre 7,5 perché di fatto avevamo un numero di tracciati maggiore, però non poteva reggere il confronto col numero di auto rispetto a Gran Turismo 2. Infatti aveva 181 auto che come numero in partenza era abbastanza basso. Arriviamo in questo momento a quella che è la mia personale top 5. In quinta posizione troviamo il primo Gran Turismo 1, che è stato di fatto il mio avvicinamento non solo alla serie Gran Turismo, ma anche al mondo delle auto, in particolare quelle sportive, e è stato l'inizio di un percorso che poi un giorno mi avrebbe portato a creare un canale proprio riguardante Gran Turismo, e quindi è stato per me un titolo molto importante. Era molto bello graficamente per quel tempo e tra l'altro c'erano ben 290 auto e ognuna aveva delle caratteristiche di guida proprie e un comportamento che per quel tempo era tra l'altro abbastanza fedele alla controparte reale. Ricordo che stavamo parlando del 1997, quindi
Quinta posizione per il primo Gran Turismo, che è stato di fatto a tutti gli effetti l'inizio di tutto. Quindi ci ritroviamo ora verso la parte alta della classifica, ragazzi, dove troviamo Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 è un gioco che è ancora in miglioramento, quindi c'è ancora un work in progress. Era un gioco che al lancio non mi sarei mai aspettato di dare un voto così alto, però ci sono stati degli aggiornamenti, soprattutto uno abbastanza corposo con lo Spec 2, però il voto finale che do al momento, perlomeno a Gran Turismo 7, è un 8,5 e questo è dovuto soprattutto al VR, perché con il VR, come ve l'ho già detto anche in altri video, è completamente tutta un'altra cosa. Livello di immersività, il livello di esperienza non si può veramente fare un paragone a giocarlo con il joystick. Se avete un buon volante e avete il VR, la simulazione cambia completamente e sarà un'esperienza di guida veramente a tutto tondo. Quindi, come ho detto, per me Gran Turismo 7 ha ancora margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista. La grafica siamo già arrivati al top, come fisica c'è ancora da fare, dal punto di vista anche dei contenuti si possono aggiungere ancora molte auto iconiche, ma abbiamo un database che è ancora molto, deve dare ancora molto, diciamo, e complessivamente, come vi ho detto, io darei un 8,5 a questo titolo, che è al momento un buon prodotto, e soprattutto su PlayStation 5 col VR non ha paragoni, nel senso non ha neanche una concorrenza. Andiamo, ragazzuoli, al terzo posto della mia classifica, anche se il voto è lo stesso dal terzo al secondo posto. Però nel terzo posto, nel terzo gradino del podio, troviamo Gran Turismo 5. E Gran Turismo 5 è stato il passaggio nel 2010 alla PlayStation 3, e quindi anche qui c'è stato un salto grafico abbastanza grande, anche se c'è stata una lunga attesa, mi ricordo a suo tempo, perché dal 2004 che era uscita Gran Turismo 4, Gran Turismo 5 è uscito nel 2010. Il passaggio comunque alla PlayStation 3 ha permesso a questo titolo un balzo grafico quasi paragonabile a quello che c'era stato tra Gran Turismo 2 e Gran Turismo 3. E è uno dei migliori titoli della serie, Gran Turismo 5, sicuramente, e aveva un garage veramente immenso. Poteva contare oltre 1000 auto, c'erano anche ed è un numero di tracciati da far impallidire anche i giochi attuali, e c'era una piccola critica che si poteva muovere, insomma, a Gran Turismo 5, è che buona parte dei modelli non erano premium, quindi non erano fatti con la qualità che ci si poteva aspettare sulla PlayStation 3. In realtà erano dei modelli un po' rivisitati da quelli che erano i modelli su PlayStation 2. Comunque, secondo posto, terzo posto della mia classifica, sicuramente va a Gran Turismo 5, che si merita un bel 9. Andiamo poi al secondo posto, della classifica, quindi medaglia d'argento per Gran Turismo 2. Gran Turismo 2 è stato il successore di Gran Turismo 1 e aveva oltre 600 auto e più di 30 piste. Mi ricordo tra l'altro che era persino diviso in due CD, ma a quel tempo era praticamente, stiamo parlando del 1999, era il top dei giochi di guida che si potevano avere, che erano disponibili in quel momento. La grafica era leggermente migliore rispetto a quella di Gran Turismo 1, ma avevamo a livello di contenuti veramente un'immensità di scelte, una grande
possibilità anche come gare. Io mi ricordo che era veramente difficile finirlo perché a un certo punto si arrivavano delle gare veramente veramente toste e soprattutto si arrivava a un punto dove c'erano gli endurance, quindi c'erano gare che duravano oltre un'ora. Ricordo alcune auto assolutamente iconiche come la Suzuki Scudo Pike Speak, la sorellina Cultus, l'Alfa Romeo 155 race car e alcuni bolidi che ci aspettiamo ancora tuttora su Gran Turismo 7 come la Nissan GT1 e la Toyota GT1. E quindi sicuramente anche a Gran Turismo 2, come era stato per Gran Turismo 5, darei un 9, però vorrei premiare Gran Turismo 2 soprattutto correlato al periodo in cui è uscito, stiamo parlando del 1999, ragazzi. Poi andiamo infine al primo posto della mia personale classifica. Cerco di essere breve perché sennò andiamo veramente troppo lunghi. E il primo posto va a quello che secondo me è il miglior titolo fra tutti i Gran Turismo, che era Gran Turismo 4, che era stato preceduto da Gran Turismo Concept e Gran Turismo 4 Prologue. Però questo è stato veramente un titolone. È stato tra l'altro un gioco che mi sento di dire completo già all'uscita, quindi non aveva bisogno, come i titoli di adesso, come Gran Turismo 7 o Gran Turismo Sport prima di lui, di tanti aggiornamenti, perché era già un titolo completo a tutto tondo già alla sua uscita, con più di 700 vetture disponibili e 51 tracciati. Avevamo tra l'altro diverse aggiunte rispetto a Gran Turismo 3, perché c'era una migliore esperienza ai pit stop, c'erano i menu per la sostituzione delle gomme, rifornimento carburante e cambio di modalità. C'era stata anche l'aggiunta graditissima, mi ricordo, del protossido d'azoto, e quindi c'erano molte più modifiche disponibili. E rispetto a Gran Turismo 3, c'erano, a livello di contenuti, c'erano più auto, più piste, più modalità, si poteva correre per la prima volta anche sulla neve e sul bagnato. Oltretutto, per gli appassionati delle foto, ricordo anche che c'era anche una modalità per la prima volta su un Gran Turismo, una modalità foto dedicata. Quindi, ragazzi, se devo dare personalmente un voto a Gran Turismo 4, che sta ancora in cima alla mia classifica di tutti i Gran Turismo, mi sentirei di dare un 9,5. La perfezione non esiste, quindi il 10 non lo do, ma sicuramente il Gran Turismo 4 rimane in cima alla mia classifica, e quindi se prende lui la medaglia d'oro come miglior Gran Turismo di sempre, almeno per ora, poi speriamo che in futuro un Gran Turismo 8 possa batterlo. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti Gran Turismo, in particolare Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Questo era un mio punto di vista personale, ovviamente, quindi voi potete dirmi la vostra nei commenti. Nel frattempo io vi mando un super salutone, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao da Tony89.